Successo di pubblico e di consensi in occasione della prima al Teatro Pirandello d'Agrigento di Se devi dire una bugia, dilla grossa, diretto da Gianluca Ramazzotti, adesso per la regia di Luigi Russo. Protagonisti dell'esilarante commedia degli equivoci sono Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti, Paola Quattrini e Paola Barale nel ruolo di Susanna Rolandi, già interpretato da Gloria Guida e Anna Falchi. Vediamo. Mi ha cercato il produttore Gianluca Ramazzotti e quando ho chiesto chi c'era nel cast, tra i vari nomi è venuto fuori quello di Ninni Salerno che io conoscevo ormai da tanto tempo perché abbiamo avuto un trascorso, un passato in comune Un a Buona passato. Domenica. Esatto. E ci eravamo trovati bene, devo dire. Direi di sì, Sì, perché siamo. abbiamo avuto subito un ottimo feeling. Quindi ho chiamato Ninni e ho detto: senti, mi è stata proposta questa cosa, Ninni, dimmi la verità. Secondo te riuscirò a farlo? E lui, non lo so se un po' con un po' di incoscienza o Ma per... no, non lo so. conoscendoti, sapendo che tu sei una donna curiosa e che giustamente guardi avanti, ho pensato che fosse il caso che tu ci provassi, insomma, cosa che Ed peraltro eccomi qua. è riuscita pienamente È alla riuscita fine. Ma pienamente? sì, dai, No, ma aspetta, rifacciamo. È nonostante il riuscita fatto che uno sia una pienamente? bellissima, insomma, un po', insomma, ultimamente è proprio decaduta, però, però invece devo dire che ce l'ha fatta alla fine. Devo dire, ha fatto la sua ottima figura. Davvero? Ma sì, dai, lo sai, poi No, te lo. vero, no, devo dire che sono stata molto aiutata da un cast decisamente di professionisti capaci Poi c'è un e buonissimo. talentuosi, infatti. C'è una grande complicità tra di noi. Questa è una grande fortuna nel teatro perché noi siamo 10 attori in scena, no? E quindi è una Ecco, compagnia. parlateci un po' di questo spettacolo. Sono 30 anni che è Sì. a Io successo, non ero nata 30 nonostante anni fa. ecco io, io ero Nonostante alle le elementari. rivisitazioni, continua a riempire teatri e ad avere successo. Perché? Perché è uno Perché è spettacolo. divertente È prima di molto tutto. divertente. È uno spettacolo divertente e semplice diciamo, nell'impatto con il pubblico, perché si tratta di una comicità proprio immediata, no? Il pubblico entra in questo vortice, In questa bolla. in questa bolla più o meno lentamente, nel senso che c'è un pubblico più scaltro, più disponibile, uno che ci mette magari qualche minuto in più, però una volta entrato in Entrato, non si questo ferma più. vortice terrificante non si ferma più. Il top delle commedie brillanti, il top della commedia di classe e non per niente firmata da Ray Cooney, è stata portata in Italia dal grande Pietro Garinei, che non ce lo dimentichiamo mai perché il teatro sente molto la sua mancanza. Che situazione imbarazzante! Riccardo! Sì! Io non ti vedevo tornare! Cuccia! Sì, a Cuccia! Pensate, ridere, divertimento, e quello è il nostro compito e quello è lo scopo di questa commedia. Incontrare il pubblico è sempre una bella emozione, anche perché non si sa mai, il teatro ha questo, che è una cosa viva e quindi ogni volta è diversa dalla volta precedente. Noi adesso siamo qui ad Agrigento, in un bellissimo teatro. E quindi doppia emozione anche io sono siciliano, recitare in Sicilia è sempre stato il mio sogno in qualche modo, riuscire a frequentare il teatro siciliano è un bel privilegio, insomma. E quindi siamo felici e speriamo che il pubblico ci accolga bene e che sia contento.